Numero 3, si tratta di un'interrogazione. Il sottoscritto Maurizio Dal Bianco, in qualità di portavoce del Movimento 5 Stelle di Levico, premesso che il 5 dicembre 2014 il Consiglio della Regione Trentino Alto Adige-Südtirol, con l'approvazione della legge regionale 11/2014, titolo 1, disposizioni in materia di elezioni degli organi delle amministrazioni comunali, ha modificato la legge regionale numero 1 del 1993, con l'obiettivo di migliorare gli strumenti referendari a disposizione dei cittadini per partecipare alle scelte politiche comunali. Con la legge regionale 11 del 2014 sono stati introdotti nell'ordinamento dei comuni il referendum confermativo a quorum zero per le modifiche agli istituti comunali, l'opuscolo informativo per le votazioni, una soglia massima per il quorum di partecipazione e un termine minimo di 6 mesi per la raccolta delle sottoscrizioni per la richiesta di referendum. Il termine minimo di 6 mesi, che abbiamo visto anche in conferenza Capigruppo, è determinato come termine minimo, ma si diceva se vengono raccolte le firme prima di questo termine, comunque si possono depositare, non è che uno deve aspettare 6 mesi per depositare. A questo proposito, quindi, interroghiamo il sindaco e la giunta per sapere quali siano le motivazioni per il mancato recepimento della legge regionale 11 del 2014 nei termini previsti dalla legge medesima, perché dal 5 dicembre 2014 c'era tempo fino al 9 dicembre del 2015 per recepire questa legge, ma il nostro comune non l'ha fatto nei tempi dovuti. Allora noi chiediamo come mai al sindaco e alla giunta. Grazie. Grazie. Allora, la legge regionale citata è andata a modificare un complesso abbastanza importante e significativo di disposizioni in materia di enti locali. Quello che interessa oggi, che viene messo in evidenza dall'interrogazione, sono gli articoli 17 e 18 della legge, che hanno a titolo l'articolo 17, Statuto Comunale, l'articolo 17, Statuto Comunale, e l'articolo 18, referendum popolare. In sostanza, come ha già spiegato Maurizio Dal Bianco, questi due articoli introducono alcune novità di rilievo sicuramente per quello che riguarda il referendum. Uno è un obbligo di adempiere su richiesta, eventualmente degli aventi diritto, se facessero richiesta, ad un referendum che vada a confermare eventuali modifiche statutarie che non siano imposte direttamente dalla legge. Cioè la legge dice se il comune, anche se lo fa all'unanimità del Consiglio Comunale, apporta delle modifiche allo statuto che non siano ex lege, il 10% dei cittadini può chiedere che ci sia un referendum che conferma queste modifiche. Finché questo referendum non viene svolto e non sia confermato ai cittadini, le modifiche non entrano in vigore. Viene poi previsto che la partecipazione a questo referendum sia quorum zero. Chiedo scusa, non registra? No, la registrazione va bene, il video, Ah, il video, scusa. non si riesce a visualizzare il Ah. testo delle delibere o dell'interrogazione. Ecco, tornato il video. Quindi dicevo appunto, questo referendum che va a confermare le modifiche statutarie, viene inserito un limite del 10% dei richiedenti per il referendum e viene immesso all'interno il quorum zero per la validità del referendum stesso. Inoltre, un'altra modifica legata poi invece all'articolo 18, che riguarda i referendum in generale, pone dei limiti più bassi per quello che è la validità del referendum stesso per il nostro comune. Sarebbe il 25% degli aventi diritto al voto. Ora, effettivamente, l'articolo 18 dice che i comuni adeguano il proprio statuto a quanto previsto dal presente articolo 17 entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge. In realtà, il nostro statuto non regolamenta i dettagli che vengono modificati dalla legge,
regolamenta solamente il quorum per la richiesta del referendum, che però nello statuto è già indicato al 10%. Tutto quanto dal nostro statuto viene rimandato al regolamento comunale. Quindi l'obbligo di modifica statutaria, perché di questo si tratta, della legge, non sussiste, se non eventualmente per andare a specificare meglio una tipologia che è quella del referendum confermativo. Le modifiche invece sicuramente necessarie, e prendo l'interrogazione anche come uno stimolo per convocare la Commissione Statuto e Regolamento e avviare l'analisi per fare le modifiche, vanno fatte sicuramente al regolamento. Essendo però che la norma regionale sovrintende il regolamento comunale, la norma è già valida così, però correttamente prendo, ripeto, l'interrogazione del Movimento 5 Stelle come uno stimolo per convocare a breve la Commissione, non per modificare lo statuto, che ripeto, il nostro statuto è scritto in modo generale ed astratto e rimanda alla parte regolamentare. La parte regolamentare andrà adattata recependo nel dettaglio e spiegando anche tutte quelle che sono le particolarità introdotte, che come abbiamo detto sono quelle che sono state indicate prima. Invito quindi il consigliere Dal Bianco a rispondere se soddisfatto o meno della risposta, in quanto si tratta di un'interrogazione. Sì, non sono completamente d'accordo, però sono in parte soddisfatto, grazie.